Allora, eccoci qua. Ci siete? Sì. Allora, possiamo riprendere. E sentite, in quest'ultima lezione qua. Allora, vi confesso che questa lezione qua è tratta largamente da una presentazione che mi è stata chiesta in un convegno in cui mi è stato chiesto di dare la mia opinione sulla sicurezza e i processi di verifica della sicurezza di un ponte, di un viadotto. Quindi, nelle slide che presento, che vi ho mandato come PDF, a tutti voi, è chiaro che ci sono delle parti, degli esempi, delle slide che sono riprese dalle due lezioni precedenti. Io quindi vorrei utilizzare questa presentazione qua essenzialmente come riassunto della giornata e mezza che abbiamo passato insieme parlando di sicurezza di ponti viadotti. Quindi anche qui alcune parti le vorrei scorrere velocemente. Dopo, come sempre, la comprensione, lo studio deve essere personale, quindi bisogna riflettere su quello che si è visto, leggere, approfondire, guardare le slide, trovare i libri indicati e così via, articoli indicati e così via. E in quest'ultima presentazione vorrei subito concentrarmi su alcuni esempi che ho fatto, ho toccato con mano, in modo tale che voi vediate proprio anche come sul campo di battaglia si affronta un problema, no? Perché la cosiddetta, i meccanici chiamano practice, no? The practice, no? Invece i soldati chiamano la fase condotta, no? Dimostrano come si opera sul campo, no? Una volta il generale dei carabinieri mi fa, ma sa professore, noi abbiamo la scuola di guerra, no? Qui si imparano tutte le cose teoriche e poi c'è la fase condotta. Nella scuola di guerra, per esempio, ci viene detto che fucile si prende per il calcio, si punta attraverso il mirino e così via. In fase condotta io magari prendo fucile, il certo generale, e lo do in testa al nemico. Quindi questa è una cosa sacrosanta. Allora, guardiamo quest'ultima presentazione qua. La scorriamo anche velocemente, vediamo soltanto, ci fissiamo solo su alcuni punti significativi. Dopo magari mi piacerebbe che voi, io vi ho detto tante cose di me, no? Magari se mi dite qualcosa di voi sono anche contento, così magari scambiamo anche due opinioni in maniera anche più libera. Questo era l'indice della mia presentazione, no? Come vi ho detto, non vi farò vedere tutto. Vi voglio far vedere alcune cose di quello che è il contesto, no? Poi alcune attività che ho fatto io e poi vorrei tornare su un aspetto delicato, difficile delle normative. Allora, questa era l'inchiesta che aveva citato oggi l'ingegner Mecca. Ponti in Italia. Non si sa di chi a chi appartengono e chi fa manutenzione. Per esempio, recentemente stavo controllando dei ponti autostradale, vado in giro con la polizia stradale, come polizia giudiziaria, lì l'ispettore mi fa, ah guardi, l'autostrada si sa di chi è, però lo svincolo autostradale non si sa di chi è, perché l'autostrada dice che non è cosa sua, il comune dice che non è cosa sua e qui in mezzo nessuno fa manutenzione. Queste nel 2017 c'erano 3.000 ponti di proprietà incerta. E questo è anche l'istogramma a palle, no? Delle regioni dove ci sono delle cose che non vanno, che non si sanno, come la mia regione, l'Alto Adige, il Trentino Alto Adige, ovviamente, anche il Friuli Venezia Giulia di tradizione asburgica, di Maria Teresa, eccetera. È tra le più ordinate, poi però il resto
è una situazione più delicata. 1.000 ponti senza padre, ponti a rischio, 3.500 senza controlli e manutenzione in Italia, ponti a rischio da ispezionare. E la situazione è anche, fa pensare, e il fatto che non si sa, non c'è controllo sistematico e trasparente delle strade, favorisce fenomeni corruttivi. Punto. No? Faccio notare poi, per esempio, Regione Siciliana, oggetto verifiche secondo OPCM 3274 del 93. Qui siamo al 31 marzo del 2017, quindi sono già passati 14 anni. Sono rese bene tutta la storia di buoni principi. Resta il fatto che non hanno eseguito le obbligatorie verifiche. Risultano inadempienti. Punto. No? Quindi qui non si tratta di fare nuove leggi, si tratta di far rispettare quelle che sono esistenti. L'aspetto delicato riguarda la natura pubblica delle opere d'arte. Si segue dal codice della strada, che ha da precise responsabilità a proprietari, gestori, concessionari delle strade, e in particolare la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 67 afferma: ne seguono le condizioni giuridiche. L'accertamento periodico delle condizioni di stabilità rientra nelle attività di manutenzione e delle società e concessionari che devono provvedervi con tutta assiduità. Per mia esperienza, ci sono delle regioni in cui questa circolare non è nota, regioni d'Italia. Qui ci sono altri aspetti che riguardano la natura pubblica e in particolare la vigilanza e il controllo delle opere d'arte non è soltanto una questione tecnica operativa, ma riguarda a una dimensione amministrativa e gestionale della responsabilità che passa dal livello del piano tecnico, quindi dell'ingegnere, a livello manageriale, quindi a livello dei direttori generali dei concessionari. È un livello notevole, al capo in testa, un mega direttore, no? Quindi, queste sono alcune stime sul patrimonio infrastrutturale italiano. I valori delle opere, quanto si dovrebbe spendere ogni anno, milioni di euro, no? E poi questo è un aspetto anche delicato, perché per esempio nel caso del ponte Morandi, se il ponte più o meno può pensare di avere un costo di 200 milioni di euro, soltanto dopo alcuni mesi, costi indiretti erano già arrivati a 400 milioni di euro. Quindi per esempio di un ponte, di un viadotto, pensate anche prima abbiamo parlato anche tanto delle valli, del chiudere un ponte per una regione e quant'altro, lì il costo non è quello del ponte, il costo è il valore del ponte in quel contesto. Quindi quanto costa un'interruzione dei transiti sul ponte? Manutenzione. Questo è uno schema che voi avete già visto, penso, tante volte sul fatto che fondamentalmente ci sono due strategie per mantenere un certo livello di integrità strutturale e qualità del ponte, da quando il ponte nasce a quando il ponte deve essere dismesso. Se questo è un livello di failure, oltre il quale non possiamo scendere, si può operare in due maniere, o attraverso una manutenzione che riporta periodicamente un livello accettabile l'integrità strutturale del ponte, oppure l'altra cosa da pensarci è anche quella del sovradimensionamento della struttura. Per esempio, questa è una cosa che si fa dove la manutenzione diventa difficile da fare. Per esempio, nelle piattaforme offshore, si sovradimensiona la struttura in modo tale che per corrosione si perde qualcosa, ma alla fine del periodo di vita utile della struttura, il ponte sia ancora valido, no? Questo è un aspetto notevole, no? Aspetto notevole. Questo è un bel articolo anche magari divulgativo, con un titolo un po' ad effetto di quello che era il mio
mio professore a Milano, no? Che tra l'altro è stato adesso perito per la Procura di Genova nel crollo del Ponte Morandi, no? Ed è un testo molto sintetico che, diciamo, sintetizza in maniera anche semplice, piana, con il valore della semplicità e del fatto di essere un documento anche che si legge volentieri, con tutti i pregi che ho messo in evidenza prima, no? Devo spiegare chiaramente e con semplicità quali sono i problemi. Uno degli aspetti che è significativo della manutenzione è questa. Le nostre opere, i nostri ponti seguono una cosiddetta legge di De Sitter. Avete già sentito parlare in questo master della legge di De Sitter? Allora, la legge di De Sitter dice questo. Se tu nella progettazione e costruzione trovi dei problemi e li correggi, ti costano un dollaro. Se tu lasci incubare i fenomeni corrosivi, in cui si arriva fino a, gli agenti arrivano fino alle armature, quando arrivano, sono lì sull'incipit di arrivare alla corrosione delle armature, inizia la corrosione. Per riparare la situazione paghi 5 dollari. E tu invece lasci che la corrosione effettivamente parta e si realizzi in zone localizzate, con espulsione di placche di calcestruzzo, eccetera, così via, per riparare la situazione devi pagare 25 dollari. E tu lasci che avvenga la corrosione generalizzata, senza alcun intervento, paghi 125 dollari. Quindi vedete la progressione 1, 5, 25, 125 del fatto di non fare manutenzione, no? Ed è una crescita di costi che è notevolissima ed è legata a come evolve il degrado, ad esempio per corrosione. Questa qui è una vita di 100 anni del vostro ponte. Il degrado per corrosione segue un'evoluzione nel tempo che è iperbolica. Questo è un andamento di questo tipo qua, per cui vedete praticamente per tanti anni, per decenni, magari sembra piccola, è piccola in effetti, no? È una minaccia, si dice alle volte dormiente. Poi però in pochi anni evolve in maniera drammatica e il ponte collassa. Provate a fare questo semplice ragionamento, provate a mettere, sostenere un carico, no? Sul soffitto, a tecnica faccio l'esempio di un lampadario che deve essere sospeso con una fune, pensate che la fune perda un certo diametro iniziale, perda una certa aliquota di diametro per corrosione ogni anno e troverete un'equazione di degrado che è iperbolica, che è peggio. Una crescita più veloce della crescita esponenziale, no? L'iperbolica a un certo punto ha un asintoto verticale, mentre l'esponenziale invece non ha un asintoto verticale. Sulla manutenzione c'è tutta una parte che adesso io qui corro velocemente perché tratta da, vi ho portato essenzialmente i riferimenti normativi più importanti, le distinzioni tra i vari tipi di normativa e di manutenzione, come indicata dalle UNI. Qui non voglio entrare, magari l'avrete già vista anche in altre parti, del master. La distinzione essenziale tra manutenzione ordinaria e quella straordinaria, manutenzione ordinaria essenzialmente è una manutenzione che si svolge, diciamo, abitualmente, mentre la straordinaria avviene in modo particolare in certe situazioni specifiche, che adesso vediamo. Un altro buon riferimento per l'inquadramento di teoria e normativo sulla manutenzione sono fa riferimento chiaramente all'ingegneria ferroviaria, dove sono presenti, se guardate su questo sito qua, ci sono dei riferimenti notevolissimi, no? Anche dei termini, eccetera, che vanno sicuramente letti, studiati, no? E infine l'ultima fonte normativa che vi segnalo
riguarda il cosiddetto nuovo codice dei contratti pubblici, di cui è il decreto legislativo del 18 aprile 2016. Poi ci sono state altre modifiche successive, che essenzialmente in questo punto qua distingue tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. No? Io non voglio entrare nel dettaglio, perché dopo adesso a questo punto siamo anche stanchi, e poi vorrei farvi vedere alcune cose mie personali, che quindi posso essere più, magari, una cosa più importante, mentre magari le normative le potete leggere tranquillamente con calma voi, anche individualmente. Vi segnalo, come ho già fatto, il bollettino ufficiale del CNR 10.018, che parla degli apparecchi di appoggio, che essendo dei pezzi meccanici hanno una sofisticazione della manutenzione specifica. Abbiamo già visto il caso di device di appoggio che sono obsoleti e quindi devono essere sostituiti, perché, come fa parte di tanti nostri oggetti ingegneristici, sono stati concepiti in una certa maniera, negli anni si è visto che funzionano male, quindi devono essere sostituiti, no? Presento il caso, un caso concreto in cui io ho agito stavolta come verificatore. Il verificatore per il TAR è come il perito per il giudice o il GIP. A un certo punto si apre un contenzioso, in questo caso qui amministrativo, in cui si parla essenzialmente di soldi, no? Quindi non ci sono aspetti penali, perché non si parla di feriti o di danni alle persone. Si presenta di fronte al TAR due o più parti su un certo contenzioso che ha risvolti essenzialmente economici, no? E in questo caso qui i giudici del TAR chiamano il collegio giudicante, chiamano eventualmente un esperto, uno o più esperti, che si chiamano verificatori, no? Come quelli del GIP si chiamano, del giudice si chiamano periti. Il verificatore è l'ausilio tecnico del collegio giudicante dei giudici del TAR. E in particolare la discussione che faccio vedere adesso brevemente riguarda gli apparecchi d'appoggio, in cui in questa attività qui le prime cose che io ho messo in evidenza subito sono state queste: gli apparecchi d'appoggio hanno una vita utile minore di quella della struttura che supportano, quindi la loro sostituzione risulta prevista e inquadrabile alla manutenzione ordinaria. Gli apparecchi d'appoggio, intesi come meccanismi, devono essere periodicamente ispezionati, ma anche per il loro funzionamento. Queste frasi qui, per esempio, sono banalmente riprese dal CNR. Quindi, conoscenza delle normative e delle linee guida, dei bollettini CNR e quant'altro, delle UNIME, è essenziale per avere le pezze giustificative per inquadrare il problema dal punto di vista normativo. Poi ci sono altre interpretazioni. Una delle cose che, per mia esperienza, ma non solo, appare essere diffusa è questa: una protratta assenza, colposa o dolosa, della dovuta manutenzione ordinaria comporta la necessità a un certo punto di una manutenzione straordinaria, oppure mi viene il ponte in testa, i cui costi però non possono essere addebitati a cause impreviste e imprevedibili. Tu devi fare manutenzione straordinaria con dei costi notevoli, abbiamo visto prima la legge di De Sitter, perché non hai messo via in maniera diligente i soldi e non hai fatto in maniera diligente la manutenzione ordinaria. Così il danno della struttura è aumentato così tanto che dopo un certo punto o ti cadeva in testa oppure ha dovuto fare un'operazione di manutenzione straordinaria estremamente costosa. Questa qui, per esempio, è una sentenza che un procedimento del TAR che si è concluso un paio di anni fa, un anno fa. Quando succedono queste cose qui, il TAR chiede tipicamente il sostegno, il supporto di un professore universitario, in questo caso io esperto di profili tecnico-contabili, interventi assistenti, e viene posto un quesito al verificatore, cioè certi interventi, certi impalcati, erano dovuti dalla società concessionaria oppure dal ministero o quant'altro. E quindi uno esamina questa pratica. Nella pratica la questione era questa: nei ponti, in questi un certo numero di ponti viadotti esistenti, erano stati inseriti questi elementi qua, che sostenevano
di ausilio, di presidio agli impalcati del ponte nel caso in cui gli appoggi veri e propri fossero collassati a seguito di un sisma. Questa operazione qui aveva un importo economico, quindi vediamo altri. L'importo economico, la disputa economica, era il costo di questi oggetti, costo che era 160 milioni di euro. Questi 160 milioni di euro, chi è che li deve tenere, li deve tirare fuori? È un compito del concessionario o è un compito del ministero? No? Allora, il concessionario, il gestore di questa rete autostradale, ha presentato una serie di nell'istituire questa avvertenza, ha presentato una serie di, si dice, doglianze, no? Di lamentele, di gridi di dolore, perché ha fatto vedere che i ponti della sua rete autostradale avevano questi danni. E in particolare ha invocato come causa dei danni il recente sisma, che c'è stato recente sisma, un sisma che c'era stato nella regione dove c'è questa rete autostradale qua, di una decina di anni fa. Quindi il concessionario dice: io ho dovuto mettere quegli appoggi temporanei, di cui costo è 160 milioni di euro, perché la mia struttura è stata danneggiata dall'ultimo sisma che è avvenuto nella mia regione. Allora, come si valuta questo aspetto qua? Beh, si valuta lo stato di fatto lamentato. Quindi si comincia a vedere, uno, qual è l'origine dei danni, delle doglianze che sono state ve fatte vedere. E le doglianze possono essere figlie o di fenomeno degrado, oppure un problema relativo a qualcosa di sismico. Quindi ci sono fondamentalmente due cause. O i danni lamentati sono di origine non sismica, cioè non legati a un sisma, oppure legati ad eventi sismici. Quindi l'origine. Una cosa poi, la gravità, il danno lamentato è leggero, medio o grave o molto grave. Allora, per quanto riguarda la gravità, bisogna distinguere, lo vedremo dopo, avere in testa chiaro il funzionamento della struttura, la scomposizione strutturale, funzionamento. Per quanto riguarda l'origine, bisogna riesaminare queste immagini. Allora, queste immagini qui sono relative a quello che è successo dopo un'azione sismica? Voi vi siete fatti una domanda, vi siete fatti un'idea, no? Allora, per quanto riguarda il criterio 1, origine, si parte in questa maniera. Ci può essere eventualmente uno stato di incubazione di fenomeni corrosivi, corrosione localizzata, corrosione generalizzata, come da De Sitter. Tutte le schede fotografiche possono essere esaminate una per una, mentre la gravità riguarda fondamentalmente cosa succede, qual è il funzionamento. Ci sono aspetti relativi al convogliamento della raccolta e smaltimento delle acque, ci sono sezioni critiche, solette con piccoli spessori, selle Gerber, dispositivi cinematici, stato delle spalle delle pile. L'estensione poi chiaramente riguarda anche proprio da un indice di gravità, no? Pensate prima sul gusset plate quanto è plasticizzata la sezione. Allora, ci sono tutta una serie di fotografie, no? Su tutta una serie di viadotti e ponti, in cui con santa pazienza uno vede cosa è successo, dice l'origine, dà una valutazione leggera e grave. Questi sono i criteri. Per esempio, una cosa che appare ovvia, questo è uno scalzamento, delle pile in alveo. Questo non è di origine sismica, questo è legato a
un processo di erosione progressiva del torrente che passa sotto, che ha dilavato e ha messo a scoperto i pali di fondazione di questa pila. Quindi questo è un caso semplice. Negli altri casi bisogna stare lì a ragionare, no? Questo per esempio è una frattura dell'appoggio che potrebbe essere di origine sismica, no? A seguito di una di azione sismica. Questo invece è forse probabilmente classificato come un degrado per corrosione. Quindi comunque si fa tutta la statistica, passo per passo, giudicando, no? Sono un centinaio di situazioni di doglianze, no? E ce ne sono, e dopo si controlla, no? Quindi su 126 doglianze, 107 risultano situazioni riconducibili a degrado continuo, con svolti legati alla durabilità, ovvero alla mancanza di manutenzione ordinaria, alcune situazioni sono molto gravi. E le altre possono essere considerate su 126, se ce ne sono 107 legate a degrado, a durabilità, mancanza di manutenzione ordinaria, le altre sono legate al sisma. Quindi, diciamo, il rapporto è 15 per il sisma, 100 non per il sisma. E una delle cose che è interessanti che si fa per capire anche cosa effettivamente è successo, anche questo, ogni concessionario firma chiaramente quando entra nella concessione un contratto, no? Ed esattamente come quando voi affittate, avete mai affittato una macchina all'aeroporto? Però quando si affitta una macchina all'aeroporto, no? Quando ti danno le chiavi, dopo c'è uno dell'Avis, della Eurocar o di quello che è, che ti affitta la macchina, che ti porta dove c'è la macchina, ti fa fare un giro intorno alla macchina per vedere se ci sono graffi o rotture, fanalini mancanti, ma dopodiché tu firmi dicendo no, la macchina è intonsa, quindi se io la riporto con dei graffi è colpa mia. Questo avviene in tutti i contratti, anche quando entriamo in casa e prendiamo in affitto una casa, prima diciamo controlliamo che non ci siano malfunzionamenti, dopo, ed è colpa nostra se dopo succede qualcosa, se il vetro della finestra è rotto, vuol dire che si è rotto mentre c'eravamo dentro noi. E in particolare all'inizio di questo contratto, di questa concessione, il concessionario aveva fatto, come è giusto che sia, una rilevazione con ispezioni visive e anche dei bridge di tutte le opere d'arte. E aveva indicato tutti i valori, tutti gli indicatori, dicendo se l'opera d'arte aveva un valore buono, cattivo, medio, sufficiente per le varie parti strutturali. In particolare aveva detto che tutte le opere d'arte della propria rete infrastrutturale, se erano ponti, avevano un valore buono, quindi erano in buono stato. Le gallerie invece avevano uno stato di conservazione sufficiente, muri sostegno erano insufficienti, cavalcavia ottimi. Quindi era stata fatta una valutazione puntuale, precisa e specifica di tutte le opere d'arte del loro stato, no? Quindi se quando tu hai preso in mano la concessione avevi detto che per esempio i ponti, i viadotti erano in buono stato, se adesso passati 15 anni o 20 anni di concessione sono scamazzati come dalla tua doglianza, questa è legata al fatto che è successo qualcosa durante la tua concessione. Se oltretutto non sono dei danni legati a di origine sismica, vuol dire che manca la manutenzione straordinaria. È la manutenzione, scusate, ordinaria. Quindi è colpa tua che non hai fatto manutenzione ordinaria. E quindi non, dopo non puoi tirare in ballo il fatto che i costi di questa manutenzione sono straordinari a seguito di eventi sismici, no? Lo stato di degrado era legato prioritariamente a problemi di durabilità, dovute mancanze di manutenzione ordinaria, non a caso eventi sismici specifici. Anche qui la sismica non è un evento imprevedibile in Italia, no? E se vuoi, la vulnerabilità sismica delle opere d'arte è da ritenersi accresciuta per mancanza di adeguata manutenzione ordinaria che ha permesso un degrado significativo delle strutture dei ponti e viadotti inserite nel tracciato autostradale. Quindi il collegio giudicante è arrivato a
si è trovato in mano e anche le controparti la mia relazione, in cui dicevo questo. Qui dopo, chiaramente considerando anche la cifra in ballo, il gioco si è fatto anche duro, come sempre, no? E in particolare uno dei consulenti di parte, il concessionario, nella replica alla mia relazione, cui dicevo queste cose qui, con il ragionamento logico che spero di aver fatto vedere, mi ha risposto così. Dice, il verificatore ha fatto una disamina superficiale e inefficace. Travisa le motivazioni. Considera un ipotetico legame, qualcosa che nella realtà non esiste. Si basa su affermazioni che denotano una scarsa conoscenza. Quindi, praticamente mi ha distrutto. Giusto? Quando ci sono queste risposte così, vuol dire che voi avete vinto. Perché quando si entra in questo approccio qua, con queste frasi qui denigratorie, vuol dire che la persona, la controparte, non sa più cosa dire. E quindi vi cerca di denigrarvi, cannugliarvi, no? Offendervi. E infatti dopo il collegio del TAR ha detto, no, guardate, primo, il verificatore ha fatto uno svolgimento corretto, punto. Quindi dal punto di vista formale ha fatto tutto secondo le regole. Seconda cosa, noi collegio condividiamo, facciamo proprio le valutazioni espresse dal verificatore circa la riconducibilità degli eventi alla manutenzione ordinaria. Stop. Chiaro? Anche qui gli aspetti essenziali sono avere una logica nella disanima del problema e anche una serenità, anche un equilibrio, trovare anche le pezze giustificative che servono a far vedere, a dimostrare in maniera serena, senza acrimonia, senza esaltazione, quello che è successo sul ponte. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere, salto tutta questa parte qui che voi potete guardarvi con calma, riguarda un episodio anche recente. Questo qui è un altro incidente probatorio recente. Qui io lavoravo invece per la Procura della Repubblica, quindi solleterò l'accusa. È un viadotto in cui l'impalcato e gli appoggi sono tutti spostati rispetto all'asse teorico. Quindi il ponte è lungo, ce ne sono due gemelli, lunghi più o meno un chilometro. Il ponte è un bel ponte, una travata continua. Tutti questi appoggi, vedete, se io sono su uno dei viadotti gemelli, guardo l'altro, mi accorgo che tutti gli appoggi sono spostati. Occhio che questo spostamento qui è dell'ordine di 60, 70, 80 centimetri, quindi non è una cosa da poco, e si vede in particolare che c'è la possibilità che l'appoggio esca, la parete d'appoggio esca dal basamento voglio farvi vedere, ecco, qui ci sono altre immagini. Che la preghiera d'appoggio sia al limite oppure esca dal supporto sotto dalla pila. Allora, prima di tutto, il danno, il dissesto statico è immediatamente visibile, tanto vero che è stato denunciato da un automobilista che ha visto l'appoggio fuori asse rispetto alla pila sotto, no? E già questo è un indice un po' particolare, un'osservazione un po' particolare, ma come tu gestore, che dovresti fare le ispezioni quotidiane, trimestrali, annuali, non ti accorgi di questo disassamento del ponte? Deve esserci un automobilista che passa e vede che la cosa non va, è proprio sicuro di aver fatto tutte le ispezioni secondo
le circolari, le normative. Poi oltretutto guarda che tutte le tue pile sono così ben fatte che hanno la porta d'accesso e le scalette all'interno per salire fino in cima. Quindi non occorrono cose particolari per rendersi conto delle cose. Io chiaramente una delle cose che ho fatto è stata quella di chiedere aiuto ai vigili del fuoco per quanto riguarda i droni e quindi per esempio ho fatto una campagna di rilevamento del disassamento dei ponti sui droni, del viadotto sui droni, no? I droni sono un'ottima cosa, come vi ho detto già prima, per avere un'idea complessiva dello stato dell'opera, no? Però dopo devono essere sempre integrati da ispezioni visive vicine, dice a braccio d'uomo, quindi a distanza dalla superficie della struttura che sia quella di un braccio di una persona. E qui, per esempio, uno si rende conto, comincia a vedere anche quello che è il disassamento su questa pila, sono delle immagini anche significative, vedete il disco d'appoggio dell'appoggio stesso che sta fuoriuscendo dalla piastra d'acciaio sotto, no? Quindi è lì sul limite per uscire, no? Dopo magari non cade il ponte complessivamente, ma questi sono disassamenti che dopo diventano pesanti perché ci possono essere degli effetti di impatto, di urto dell'impalcato sopra sulla testa della pila, no? Quindi si vede chiaramente che è spostata la cosa. Tenete presente che questa distanza qui è un paio di metri, quindi questa distanza qui non è una cosa da poco. Però vi faccio vedere anche questa cosa qui per dirvi, prima anche di partire, poi sono immagini del ponte un po' curvo, le nasi che sono state fatte. Per esempio, uno dei dubbi che avevo è se magari questo disassamento era figlio di qualche frana, no? Però ho guardato, frane non ce ne sono. Cioè, la carta del rischio frane per le opere d'Italia, qui il ponte non aveva questi problemi qui. Quindi non era di origine sismica, cioè solo un viadotto era solo lambito da una frana quiescente, quindi che sta lì ferma, e non era quello. E quello che forse una delle prime cose da fare, è chiaro che qui dopo si può fare tutto, no? Però guardate, quello che vi voglio sottolineare con questo esempio è semplice, la cosa più semplice è anche munirsi di una buona macchina fotografica con un bel obiettivo, poi ritrovare almeno le dimensioni della pila in modo tale da avere un confronto e dopo, per esempio, fare delle proporzioni. Questo disegno qui, che è 5 centimetri di lato sul mio PowerPoint, in effetti ha una larghezza di 2,40 m. La stessa cosa sotto. Per cui, per esempio, con santa pazienza, riesco a ricostruire tutte le varie dimensioni, no? Con delle proporzioni, quindi per esempio riesco a capire se questo è 13 cm in scala PowerPoint, questi sono 3,5, mi faccio le mie proporzioni per tutte le pile, in una maniera anche, se volete, quasi artigianale, con un costo anche basso, nel senso che voi siete su un viadotto e avete dovuto far chiudere al traffico, e da quello con la vostra macchina fotografica, con lo zoom, fotografate le pile dell'altro viadotto e tutto sommato con un costo minimo, no? Voi riuscite a ricostruire tutti gli spostamenti nel vostro viadotto, no? In maniera anche chiaramente con un certo grado di approssimazione, ma per esempio potete notare gli spostamenti longitudinali su uno dei due viadotti, quello verso valle, rispetto al numero di pile, tra una pila e l'altra ci sono circa 100 metri. Vedete, hanno un andamento di questo tipo qua. L'ultimo spostamento è di 70 centimetri rispetto a quello che doveva essere. Dopo, gli allineamenti sono, gli spostamenti sono tutti più o meno allineati. Uno dei due viadotti è così, quell'altro è di meno, un po' più tormentato. Il progetto prevedeva questo. No? Quindi riuscite bene o male a inquadrare il problema. E in questo caso qui vedete il problema è un disassamento progressivo dalla spalla fissa, che è questa, alla spalla mobile dall'altra parte, e questa è un'indicazione tipicamente. Comunque ci sia stato qualcosa di localizzato sotto una pila, per esempio sotto delle frane, ma questo è un effetto, diciamo, reologico. Il ponte si è accorciato, no?
di 70 cm per ritiro e viscosità. Potete poi controllare aspetti specifici, per esempio anche le spalle. Vedete se il ponte si restringe, può esserci sulle spalle una fuoriuscita sulla spalla mobile, una fuoriuscita dall'appoggio della spalla fissa. Vedete, è quasi al bordo della fine dell'impalcato. Quindi qui, per esempio, ci può essere anche una frattura di questo tipo qua, se qui non c'è l'armatura corretta, se i cavi di precompressione non sono disposti correttamente. L'altro aspetto, il dente di taglio può fuoriuscire dal proprio alloggiamento. Vedete, questo dente di taglio dovrebbe essere tutto all'interno di questi due denti di calcestruzzo, mentre qua è quasi tutto uscito, il che vuol dire che se c'è un'azione orizzontale di sismica, qui il ritegno trasversale del ponte nel piano orizzontale non è assicurato. Quindi vedete dopo, con anche degli strumenti abbastanza semplici, se voi avete una comprensione buona, adeguata della struttura, riuscite anche a capire cosa è successo e cosa non è successo, no? Senza strumenti particolari o altre strumentazioni, magari fantascientifiche, no? Quindi anche avere la comprensione dell'elemento strutturale in base a considerazioni elementari può essere anche interessante. Chiudo soltanto con un esempio, vi ho fatto vedere tutti gli esempi negativi, vi faccio vedere un esempio invece, diciamo, positivo. Questo invece è un bel esempio positivo, piccolo ponte ferroviario con una luce anche piccola di 18 metri, un ponte degli anni 60, quindi diciamo vecchio stile, no? Ci sono dei problemi, alcuni bulloni di questi qui sono saltati, quindi c'è un problema di se può continuare l'esercizio oppure no. Il ponte è molto piccolo, però posto all'inizio dell'entrata di una stazione di una delle città più importanti del sud Italia. Quindi, anche se il ponte è piccolo, se lo chiudo lo devo cambiare, il disagio è notevolissimo, no? E qui è una cosa delicata perché, per esempio, se voi guardate il ponte come è fatto, vecchio stile, quindi con tutte le chiudature, qui bisogna riuscire a interpretare la struttura. Per esempio, se voi fate anche un'analisi, diciamo, caricando il ponte, no? Magari con una locomotiva di cui conoscete il peso, calcolare le frecce o i modi propri di vibrare, eccetera, con un'analisi dinamica, no? Identificazione dinamica, non è sempre così importante, interessante o così, presenta delle risultanze così immediate e forti, perché qui purtroppo il punto debole è questa sottostruttura. Qui c'è la trave in legno su cui poggia il binario. Quindi quello che può essere dannoso non è la struttura di per sé, le grandi travi longitudinali. E quello che può essere problematico sono queste paratie su cui si appoggia la trave in legno, su cui si appoggia il binario. E quindi è un elemento secondario assolutamente, che può provocare il dissesto del ponte, in particolare il dissesto nell'esercizio ferroviario, che è difficile da definire, perché io normalmente misuro per una struttura così le frecce complessive, i modi propri complessivi e così via. Però queste frecce complessive, questi modi propri di vibrare complessivi, sono pochissimo influenzati da un danno locale che potrebbe colpire magari una di queste piastre qua. Queste piastre qua sono proprio quelle più delicate che possono darmi il malfunzionamento per quanto riguarda il traffico ferroviario del ponte stesso. Quindi anche qui deve essere fatta una comprensione, ci deve essere una comprensione dell'anatomia della struttura, no? Perché questo è un elemento secondario, però accidenti, se quello mi fa cedere il binario,
il treno può deragliare. Va bene? Vi lascio in fondo qualche alcuni riferimenti. Permettetemi solo una cosa. Se voi avete letto la circolare del 67, la circolare del 67, adesso non mi trovo la pagina, ma comincia in questa maniera qua, l'incipit della circolare del 67 è questo. Recenti gravi fatti di crolli hanno messo all'evidenza nell'opinione pubblica il fatto che è necessario avere delle normative per l'ispezione e il controllo dei ponti. Questo era legato al fatto che se le normative sono del giugno del 67, il gennaio del 67 crolla un pezzo del ponte di Ariccia. Esattamente come il ponte Morandi, è stato un attentato, questo è il ponte, 25 gennaio 67, e poi subito il giornale. Già da 2 anni erano state segnalate fessure sulla stampa del 20 gennaio del 67, l'allarme: nessuno in Italia crolla i ponti. Ma scusate, mezzo secolo dopo è la stessa cosa che ha detto la Gabanelli, giusto? Allora, cosa venite a dirmi che avete introdotto nuove normative? No? La verità è questa, che la realtà è come quella descritta dal Gattopardo, nel Gattopardo da Tommaso Lampedusa. Tutto si cambia tutto perché nulla cambi. Questa è una mia conclusione pessimistica, no? Perché vedete, le normative, se dopo vi leggete il resto dell'articolo, della presentazione, c'era già tutto, no? Bastava fare le cose. Poi guardate, è impressionante, crolla il ponte Ariccia, subito si pensa a un attentato, esattamente come con Morandi. Già da 2 anni era stato segnalato, nessuno ha fatto niente. Poi qui guardate l'editoriale: nessuno in Italia crolla i ponti, crolla i ponti. Questa è la stampa del 20 gennaio 67. Sono passati 55 anni, siamo punto a capo, no? Quindi non è questione di normative, no? Per quello che io sono molto critico sulle normative, sulle varie ordinanze, eccetera. La questione è differente, riguarda il comportamento personale di ciascuno di noi tecnici e anche amministrativo, di chi ha l'obbligo amministrativo, manageriale, di gestire le cose. Con questo quadro pessimistico, no, io vorrei chiudere qui le mie lezioni. Mi spiace che ho un po' il corso sulle ultime cose, però dopo anche volevo assolutamente farvi vedere le cose che sono più, secondo me, più pregnanti, perché dopo riparlarvi di tutte le uni sulla manutenzione, eccetera, quando dopo non vengono fatte, insomma, è così. Sono le 17:03 minuti. Se avete piacere, volete farmi qualche osservazione, qualche domanda. Io ho ancora qualche minuto prima di prendere il mio Eurostar per Milano, no? Se c'è qualcosa che vi incuriosisce oppure vi preoccupa, magari possiamo adesso velocemente parlarne. Se non è così, mi permetto. Anzi, no, non mi permetto di darvi consigli per la vostra attività professionale, poi voi farete come ritenete. Io sono sopravvissuto a tutto, a tutte le pressioni, gli attacchi personali che vi ho fatto anche vedere, tutto il discredito che anche è seguito a certe mie affermazioni, a certe perizie, a mie certe indagini. No? Fondamentalmente perché ho cercato di essere, sembra una cosa stupida, ho cercato di essere onesto, integro, ho perso, io faccio pochi lavori all'anno, poche consulenze all'anno, perché
controllo tutto, leggo tutti i documenti, guardo i file di calcolo e quindi sono attento e questo per forza di cose costa tempo, no? Vado sotto un impalcato del ponte, vado sul bybridge, alle volte, come vi ho detto la settimana scorsa, mi sono sfraganato perché sono caduto in mezzo ai rovi e dopo i pompieri non sapevano più dove trovarmi. A un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno detto: professore, sta bene, perché pensavano già al peggio. Però è così, dopo la fine ho degli scontri feroci con moltitudini di avvocati, di peroratori di cause. Poi ci sto anche male, sono cose pesanti che lasciano il segno, però dopo io dormo la sera sereno, no? E questo mestiere qua di ingegnere mi piace molto perché dopo effettivamente penso nel mio piccolo di essere un po' di aiuto alla società per dire se, per evitare che ci siano cose negative, no? E poi anche spero nel piccolo, 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 magari dare un contributo alla giustizia, magari facendo vedere quelle che sono le colpe tecniche. Però anche magari riuscendo a tirare fuori dei guai, dagli ingranaggi, anche persone, alle volte anche in diversi casi miei ex studenti, che in maniera inavvertita erano finiti nell'ingranaggio, no? Ed erano trascinati con i vestiti nell'ingranaggio che li voleva spappolare, no? E quindi sono fondamentalmente in pace con me stesso. E vi auguro la stessa cosa, anzi di avere ancora più successo di me, come sicuramente avrete. Va bene? Ci possiamo salutare? Ci diciamo addio? Grazie, professore. Spero, Grazie. guardate, speriamo di trovarci sempre, cioè ci troveremo fuori, come con alcuni di voi mi sono trovato. Speriamo di trovarci sempre in pace, dalla stessa parte del tavolo. Perché se no sappiate che posso essere anche molto feroce. Va bene? Dai, in bocca al lupo per il vostro lavoro e prendete veramente, avete la fortuna di poter approfondire di migliorare la vostra preparazione con questo master. Non sprecate l'occasione. Non sprecate l'occasione perché non è facile avere la possibilità di fermarsi e riprendere in mano gli studi, riguardare delle cose, anche magari anche con qualche anno di esperienza, no? E così tante cose sono state meditate, filtrate dall'esperienza, le cose superflue sono andate via, tutta la pula è andata via, è rimasta solo una cosa significativa. Addio. Arrivederci. Arrivederci, grazie.